Nel 1910 in Messico iniziò una rivoluzione politica che portò ad emergere delle personalità come Pancho Villa ed Emiliano Zapata e farne anche una terra in pieno fermento culturale. Il Messico, rimasto neutrale durante la Seconda Guerra Mondiale, diventò inoltre meta di espatriati europei, tra cui Lev Trotsky, che fu ospitato tra l'altro a casa della stessa Frida Kahlo, André Breton e il regista Sergei Eisenstein. Tra le vicende sanguinose del processo rivoluzionario, il governo decise di supportare economicamente un'arte fortemente politicizzata. In questo contesto nacque il muralismo messicano, il cui protagonista assoluta fu Diego Rivera, un artista che utilizzò l'arte pubblica come mezzo di comunicazione privilegiato per parlare alle masse e per veicolare le proprie idee politiche filocomuniste. Oltre però ai muralisti, spicca la figura di un artista molto peculiare e difficilmente collocabile in una corrente. Sto parlando ovviamente di Frida Kahlo. È bene ricordare che in quegli anni e in un simile contesto, alla donna messicana non si faceva credito di una possibile affermazione professionale. Frida Kahlo è la prova di una straordinaria, dunque, personalità artistica controcorrente. L'artista nacque nel 1907 da una famiglia benestante. Eccoli qua. Ecco qua Frida sulla sinistra, vestita da uomo, nacque, dicevo, nel 1907 con una malformazione, la cosiddetta spina bifida, che fin da bambina le diede diversi problemi di deambulazione e di sviluppo. Mentre a 18 anni subì un tragico incidente su un autobus che le causò tremendi danni alla colonna vertebrale. Si frantumò il collo del femore, tre costole, l'osso pelvico. La gamba riportò 11 fratture, mentre pensate un passamano le trapassò letteralmente il ventre. Potete immaginare che rimase viva per miracolo e subì successivamente addirittura una trentina di operazioni chirurgiche che la costrinsero chiaramente a letto per anni con un busto di gesso addosso. Frida però sin da ragazzina, nonostante le disavventure, dimostrò un carattere combattivo, indipendente, inquieto, che le permise di superare, seppur con le ovvie difficoltà, le tante prove che la vita ebbe e avrebbe successivamente avuto in serbo per lei. La degenza a letto portò Frida ad arricchirsi leggendo libri e cominciando anche a dipingere, tanto che i genitori le comprarono un letto a baldacchino con uno specchio affisso in alto per potersi autoritrarre. Nonostante riprese a camminare, il dolore la perseguitò per tutta la vita. Dopo il matrimonio con Diego Rivera, tra le altre cose, subì tre aborti, probabilmente volontari, e infine nel 1953, per un'infezione tramutata in cancrena, le fu amputata la gamba destra e l'anno seguente, all'età di 47 anni, morì di embolia polmonare. Frida visse quasi come una dea pagana, potremmo definirla, dedita alla bellezza e alla vita. Fu una donna molto libera nelle sue scelte, l'avrete intuito, era apertamente bisessuale, fu anche attivista del Partito Comunista e per i suoi, diremmo oggi, outfit si ispirava al costume delle donne di Tehuantepec, un comune famoso per la sua società di stampo matriarcale in cui le donne comandavano fondamentalmente ed erano famose per farsi beffa degli uomini. La pittura di Frida Kahlo potremmo definirla molto intimista e soggettiva. È costituita principalmente da autoritratti, e mi sposto così, che percorrono come una sorta di diario le tappe della sua difficile esistenza. Questi autoritratti sono ammantati da un'atmosfera folcloristica messicana, pervasa però di sensualità. Nessuna delle sue pene viene trascurata.
i feti dei suoi aborti, li abbiamo visti prima, le cicatrici delle operazioni chirurgiche, le bende, le lacrime, le apparecchiature ortopediche. Vado un po' avanti con alcune immagini. E si inseriscono tutti questi dolori, queste sofferenze nel tessuto pittorico delle sue opere. Dipingo me stessa, dirà Frida, perché passo molto tempo da sola e sono il soggetto che conosco meglio. I suoi dipinti, per certi versi, ricordano una sorta di autoanalisi per immagini, attraverso uno sguardo a tratti lucido, a tratti instabile, ma gestito in ogni caso con un grande autoconsapevolezza. La pittura era quindi per Frida una sorta di catarsi che le permetteva al contempo di purgare la sofferenza e indagare intimamente se stessa. Anche per questo motivo Frida fu molto amata dai surrealisti che le organizzarono una personale a Parigi nel 39, ma ella, diciamo così, rifuggirà da un'identificazione col movimento. Dopo il divorzio con Diego Rivera e subito prima che si risposassero, tutto questo nell'arco di un anno più o meno, Frida realizzò questo autoritratto. L'artista qua si rappresenta in posizione rigidamente frontale, con lo sguardo fisso verso l'osservatore. La donna ha i capelli raccolti, sui quali emerge questo nastro violaceo con sopra due farfalle e la scriminatura al centro. Indossa una semplice tunica bianca e una collana barra corona di spine che le sta ferendo il collo, sul quale notiamo alcune goccioline di sangue. E appeso alla corona vi è un colibrì nero. Dietro la donna, infine, notiamo una sorta di muro di fogliame rigoglioso che va a bloccare la profondità. La figura centrale della donna è inoltre accompagnata da altri animali, in particolare due libellule fiore che vediamo nella parte alta, un gatto nero e una scimmietta di color marrone scuro, simile a quella che Diego le aveva regalato e che viveva proprio in casa con Frida. Qual è il significato di questo autoritratto? La sua posizione indica sicuramente fierezza, sicurezza di sé, e il suo sguardo è uno sguardo penetrante che sembra quasi attrarre in modo magnetico lo spettatore stesso. La corona, collana di spine e la veste bianca ovviamente sono dei riferimenti cristologici, come se Frida in questo particolare momento della propria vita si sentisse quasi una martire. Questa interpretazione è ulteriormente rafforzata dalla presenza del colibrì, volatile, vivacemente colorato, solitamente usato come amuleto d'amore nella cultura messicana. In questo caso il suo aspetto così funereo, potremmo dire, rimanda al fallimento ovviamente del suo matrimonio con Diego Rivera. Lo stile dei dipinti di Frida Kahlo vede una pittura bidimensionale, molto definita e minuziosa nel dettaglio, priva, potremmo dire, di sensibilità atmosferiche, quindi con pochi chiaroscuri. Questo la porrebbe non distante da un'arte quasi a metà strada tra quella naïf e quella surrealista, quindi tra Henri Rousseau e Max Ernst. Ciononostante, la sua pennellata è a piccoli tratti, quasi picchiettata, come a voler sottolineare, qua non si nota molto, si nota più in altri dipinti, dicevo, quasi a voler sottolineare come un accanimento sulla pelle pittorica e dunque la sua pelle. È molto diversa dunque questa pennellata da quella fluida e trasparente dell'arte naif e surrealista. Frida, in ogni caso, l'abbiamo già detto, ha sempre fatto vanto della sua originalità, discostandosi da correnti che l'avrebbero ingabbiata in una precisa identità artistica. Ora chiudo il video facendovi una domanda e chiedendovi, secondo voi, come mai oggi, come non mai, Frida Kahlo è diventata così di moda, potremmo dire?